Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. I lavori hanno veramente cambiato quella che era l'immagine del torrente. Da un punto di vista idraulico è ancora più importante l'opera, perché effettivamente, come si può vedere in questi giorni dove ha iniziato a scendere parecchia acqua, l'acqua defluisce senza particolari problemi e le sezioni di deflusso sono nettamente raddoppiate rispetto a prima. Questo a beneficio della sicurezza anche di eventi alluvionali che potranno verificarsi nei prossimi anni. La parte più consistente dell'intervento è stata realizzata a monte del centro abitato di Berzo, perché sono state edificate tutte le nuove scogliere che consentono a tutto il centro abitato di rimanere assolutamente tranquillo durante gli eventi eccezionali. A fronte di un intervento di pronto intervento di messa in sicurezza e di protezione civile, c'è questo bellissimo aspetto di riqualificazione ambientale, dove veramente siamo andati a recuperare con questo intervento delle aree che erano assolutamente abbandonate e fatiscenti e oggi invece diventano delle aree di pregio ambientale veramente importanti per noi e che potranno essere utilizzate e usufruite da tutti i cittadini nei prossimi mesi. E abbiamo un importante gruppo di pesca sportiva che tra le sue attività ha l'insegnamento ai ragazzi, ai bambini piccoli della pesca sportiva. Devo dire che particolare attenzione nel ripristino dell'alveo è stato dato anche al ripristino delle migliori condizioni per poter realizzare un campo gara in alveo di assoluto alto livello, e i nostri pescatori assolutamente sono ben felici di questa nuova situazione, di questa nuova versione con cui abbiamo a disposizione oggi l'alveo del Grigna.